Allora, prepariamo dei bocconcini di patate con gamberi in crosta di mandorle. Allora, utilizziamo le patate IGP Silane, varietà Maraber. Poi abbiamo delle mandorle amendolarese, prezzemoli, gamberi bianchi sempre pescati nel Marionio, spinaci freschi e parmigiano e olio naturalmente extravergine. Per prima cosa prendiamo la patata, viene pulita. E poi tagliata a forma a pezzettini un po' grossolani. Possibilmente della stessa dimensione, così in cottura non hanno problemi di una è cotta e l'altra rimane un po' cruda. Automaticamente si prenda e si mette in una padella con del sale già a bollire e si fa cucinare per almeno un quarto d'ora, 20 minuti. Allora, adesso mettiamo in cottura gli spinaci. Prendono gli spinaci, aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva, facciamo riscaldare leggermente l'olio e aggiungiamo gli spinaci a crudo, un po' di sale. E li lasciamo cuocere almeno per 10 minuti. Una volta che le patate sono cucinate, andiamo a scolarli. Iniziamo a schiacciare le patate con della forchetta per rendere un po' l'impasto uniforme. Aggiungiamo del prezzemolo tritato con dell'olio extravergine, del parmigiano grattugiato e facciamo l'impasto amalgamando il tutto. Una volta amalgamato andiamo a formare dei bocconcini di patate, dando una forma di polpette. Schiacciamo leggermente le polpette e aggiungiamo 2-3 gamberi all'interno. Aggiungiamo un altro po' di impasto e gli diamo la forma del bocconcino. Dopodiché mettiamo un po' di olio di cottura su una teglia di servizio, adagiamo i bocconcini, prendiamo le croste di mandorla, dopodiché va in forno per almeno 10 minuti a 180 gradi. Prepariamo i bocconcini. All'interno dei bocconcini i gamberi devono essere rigorosamente crudi. Allora, per completare il piatto, per quanto riguarda i bocconcini di patate, almeno nel piatto vanno serviti 3 bocconcini. Mettiamo al forno per 10 minuti a 180 gradi. Togliamo i bocconcini di patate dal forno. Prendiamo gli spinaci cotti precedentemente. Mettiamo centro del piatto, prendiamo i bocconcini in crosta di mandorla, li prendiamo un po' di, questa è una salsina di carote, giusto per spezzare il colore del piatto. E il piatto è pronto.